Un altro di questi cosi, di l'azienda che lo produce sarà contenta. Allora, no, lo devo aprire io. Sì, grandi giochi. Vai, apri e poi vediamo un attimo che cosa ci dice. Perché l'altra volta non abbiamo letto bene il tutto. Cioè, ci siamo spaventati dell'esplosione che avrebbe dovuto fare, ecco, che non ha fatto. Vai. Abbiamo qui ancora i residui. Alla fine c'era scritto che dentro c'era un unicorno e un braccialetto. No, si vedeva proprio fuori. Sì, sì, c'era scritto. Quindi probabilmente ci sarà un dinosauro e un... Quindi anche qui dice, cioè tecnicamente potevano fare una scatola. Aspetta, vediamo. Aspetta, tolgo lo scotch. Sì, dopo. Allora, intanto vediamo che c'è o un dinosauro, o un robot, o una macchinina. Dice, come nell'altro... Credo ci sia un dinosauro e un transformer. Sì, uno dei due. Aspetta, che forse io riesco di più. No, no, lo sto togliendo. Ok, e togliamo anche di qua. No, il di là non serve. Di là, di là non serve. Allora, come dice qui, bisogna spingere. Adesso alziamo un attimo la telecamera e questa volta sappiamo che non esplode. Vai! Ok, in pratica spinge fuori le cose che ci sono dentro. Non c'è nessun tipo di esplosione. Dove sono finiti i pezzi? No, non è quello, quello, quello vecchio, questo qui. Qui abbiamo i coriandoli che vanno messi a parte. Degli altri coriandoli. E basta, non c'è il braccialetto in questo caso. No. Allora, vediamo la checklist. Non è la checklist. Sono le istruzioni. Sì. Ah, andiamo a vedere di che cosa... un transformer. E andiamo a vedere come si monta. Allora, intanto sarà abbastanza intuitivo. Lo scopriremo. Allora, ho capito. Ma veramente mi stai dicendo che devo fare così? Allora, questo va qui e questo va qui, poi questo, aspettate, ce la posso fare, va, che non si capisce molto bene come così, no? Vediamo. Credo di aver sbagliato qualcosa, il lato sbagliato. Cos'è che stai guardando tu? L'ho tolto e adesso sto mettendo... metto una sorpresa dentro. Ah, ok, sono quasi fatta, più o meno. Metto una sorpresa, va bene? E la proietti fuori? Sì. Uno. Due. Ok, e allora questo si aggancia a questo. Ok, ho creato la vera, diciamo, questo va su questo. Il vero gioco. Allora, adesso ci metto la sorpresa e vedrete. 3, 2, 1. Che bellissima sorpresa! Una chiavetta USB di Hermione fatta volare. Vabbè, comunque se togliete il fuori, prendete i coriandoli, magari li avete presi tutti e due e li unite a quelli vecchi che avevate preso magari nell'altro, per la vostra, non lo so, festa di compleanno, fate così, ed escono tutti i coriandoli, è una roba carina. Ce l'ho fatta, arrivo, tranquilli. Allora... di base mi manca solo ad attaccare questo. Questo è il contenitore che rotola. E voilà, eccola qua, ce l'ho fatta, scusate, ci ho messo un attimo di più. Questa è la macchinina e per trasformarlo adesso ci vuole un po' di fantasia. Nel senso che si sganciano le gambe, si aprono le braccia, si cappottano i piedi, qui si è sganciato tutto. Poppins surprise. Ecco fatto. Qui si sgancia questo che va su verso l'alto, gira la testa, girano le braccia e queste fondamentalmente sono le gambe. Quindi questo Aspetta, è il Transformer o simil Transformer. Salutiamo Christian, collezionista di Transformer, questo credo che non lo vorrà. Comunque
Aspetta, mettilo qua dentro. Sì, se ci sta. Lo vuoi sparare fuori? Bene, Sì. per l'ultima scena spariamo fuori. Il povero Transformer. Questo può anche piacere. Diciamo che è più bello trasformato in auto Io, che in Transformer. voi avete mai collezionato dei coriandoli? Io sì, perché così infatti al compleanno al suo compleanno appena è tornato a casa gli ho lanciato i coriandoli. È vero, mi ricordo, mi ricordo. Quelli della nana avevo raccolto. Vero. Quindi, Questi li uso per il mio noi vi compleanno. ringraziamo come sempre, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, mettere un like, condividere, commentare, se c'è la campanella per essere notificati di tutti i video. E come E noi, sempre, come sempre, vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! non ci sta.